Io sono proprietaria, adesso l'unica perché i miei familiari sono entrambi deceduti, di un palazzo storico-artistico a Tossicia. Tutt'oggi, dopo 15 anni, non potuto riparare, anzi si sgretola ogni giorno di più, perché, come spiegherò un po' più ampiamente tra poco, lo Stato italiano nel 2009 aveva praticamente fatto una legge, la numero 77, imponendo ai comuni che erano rientrati nel cosiddetto cratere sismico, cioè i comuni maggiormente colpiti dal sisma, e Tossicia lo era, di praticamente predisporre, adottare, approvare una nuova variante urbanistica che era il piano di ricostruzione dei centri storici. Questo ha creato non solo una discriminazione iniziale tra i cittadini, perché solo i cittadini dei centri storici non potevano iniziare subito l'iter della ricostruzione, come appunto la mia famiglia, ma addirittura ha creato un'evoluzione di errori e di scelte poi sbagliate, anche perché non so, è stata prevista questa variante, non è stato fissato subito un termine finale per la sua approvazione, e da qui si è scarrellata tutta una serie di errori, di decisioni sbagliate e di 15 anni di mancata ricostruzione, che purtroppo noi avevamo in quella casa l'abitazione e lo studio professionale principale, quindi 15 anni di cacciata fuori dal nostro studio, dalla nostra casa, ci ha creato inevitabilmente dei problemi anche a livello economico, ma questo ci potrebbe anche stare. Il discorso è che abbiamo scritto 3 volte dal 2018, quando ce ne siamo accorti di questa situazione paradossale, a tutti i governi italiani che si sono succeduti, il Conte 1 e 2, il Draghi e purtroppo anche l'onorevole Meloni, ma non abbiamo ricevuto una minima risposta al riguardo. Invece ci arrivano pagamenti, cartelle esattoriali e tutto quanto. Noi abbiamo fatto una richiesta di risarcimento danni. E adesso cosa siete pronti a fare? Io sono pronta a fare tutto, perché adesso, siccome ho capito insieme alla mia famiglia che non è una situazione personale, ma è una situazione che ha riguardato 57 comuni del cosiddetto cratere sismico, adesso la denuncio pubblicamente, perché è bene che si sappia come ha operato lo Stato e che cosa non ha fatto, perché pretende tanto dai suoi cittadini ma non dà nulla, neanche legalità e trasparenza.